Allora, siamo appena tornati dall'S lunga e stavo mettendo a posto la spesa. Ho detto, perché non fare il video svuota la spesa? Io lo guardo sempre, praticamente guardo tutti i video svuota la spesa che ci sono su YouTube perché trovo sempre nuovi prodotti da prendere e da provare. Quindi vi mostro quello che abbiamo preso noi per questa settimana, diciamo, all'S lunga. Allora, parto subito con le cose che ho sotto mano. Ho un macello qua davanti. Filetti di branzino, noi prendiamo sempre questi qua che sono praticamente surgelati e di solito li facciamo in padella, semplicemente con olivetta giasca e pomodorini e un po' di salsa di pomodoro. Sono facilissimi da fare, diciamo, e il peso è quello giusto perché sono 4 etti, quindi li troviamo comodi. Appunto da fare per una cena veloce. Farro, questo è il farro della Pedon. Io di questa marca avevo già preso quelli da cuocere in 10 minuti, questo invece praticamente è già cotto, dovete solo metterlo in padella in microonde ed è sì, diciamo pronto in 90 secondi, quindi questo è perfetto per le insalate fredde di farro, anche qua condite a piacimento. Pizze, ovviamente, una volta a settimana mi concedo la pizza. Questa l'ho voluta prendere io ed è della Ital Pizza, è il Trancio Verace Margherita. Mi ispiravo, ma non l'ho mai provata. Mentre invece questa è la preferita di Mattia, della Roncadin, che è il nostro marchio preferito in generale. Io di solito prendo quella integrale ed è l'Extra Voglia Capricciosa. Dice che è buona quasi quanto quelle che prendi Anche di più di alcune pizze che prendi in pizzeria, magari in quelle da sporto, ecco. Poi un po' di carne, abbiamo preso le sottilissime dell'Aia, con queste vogliamo fare degli involtini, ma queste sono pronte in 2 minuti in padella, quindi anche qua per le cene, diciamo, in cui si ha poco tempo, sono perfette. E poi gli straccetti di petto di pollo, queste sono quelle della Naturama dell'S lunga. Io di solito se non prendo Aia o Amadori prendo queste della Naturama perché è buono il pollo, diciamo, di questo marchio. E questi sono già fatti a straccetti, perfetti per diciamo farli con la salsa di soia, zero sbattimento, insomma. Yogurt, questa è la confezione da 8 ed era in offerta. L'altra volta c'erano altri gusti, questa volta invece sono ciliegia, limone, mirtillo nero e ananas. Io questi della Bipiteno li prendo sempre a prescindere dalle offerte perché mi piacciono un sacco e sono quelle della linea 0,1% di grassi. Lo so, gli zuccheri non sono a zero come quelli diciamo dello yogurt magro, però non ce la faccio a mangiare solo yogurt magro, quindi mi concedo, diciamo, lo yogurt alla frutta, ecco, mettiamola così. Mozzarelle, questa è la nuova linea che finalmente è arrivata anche all'S lunga, oggi puoi, che ha almeno del 30% di sale e meno 50% di grassi. Io lo trovavo prima alla Coop, finalmente è arrivata anche all'S lunga, c'è anche la linea con le ricotte e lo stracchino. Non è buona quanto la vallelata o quanto anche solo, vabbè, diciamo anche solo la vallelata o non c'è neanche da paragonare con una mozzarella di bufala, però posso concedermi almeno anche la mozzarella che nelle diete di solito è un pochino vietata. Quindi questa è buona da mangiare, ovvio, non è paragonabile con quelle altre che ho citato. La nostra cena di stasera, o meglio l'aperitivo per la cena, due tartare di salmone che sono di solito la sera tardi, siamo andate tardi effettivamente, sono scontate al 40%, quindi una bomba, anche perché di solito sono buonissime, sì, ma care, veramente molto care le tartare di salmone. Comunque a me piace molto il sushi dell'S lunga, se devo essere sincera, quindi lo prendo spesso, ovviamente, quando sono in offerta ancora di più. Formaggio, questo è il preferito di Mattia, il pepato di Sicilia, che gli ho fatto scoprire io, dato che i miei sono siciliani, e lo conoscevo molto bene. In effetti è molto buono, ma anch'io non è che ne posso mangiare tanto. Lui invece lo adora, quindi si sfonda di La mia formaggio. cena di stasera. Ecco, scamorza affumicata al naturale, questo è il marchio, si chiama di casa mia, e l'abbiamo presa per fare degli involtini appunto di pollo con dentro un pochino di scamorza, giusto per renderli un pochino più gustosi. Non l'ho mai provata questa scamorza, però vabbè, la scamorza è buona, insomma, cosa c'è da dire? È buona, ecco. Feta, questa è quella della Epiros, tra l'altro era in offerta e a me piace un sacco nelle insalate di riso, di farro, eccetera, eccetera. Oggi ad esempio l'ho messa in un'insalata di bulgur, no, miglio e boh, mais, ora non mi ricordo. Comunque mi piace, è molto buona.
Uno dei pochi formaggi che mangio, perché gli altri sono un pochino dei vizi che mi prendo o degli sfizi, anzi, questo invece diciamo che è consentito, mettiamola così, è il Primosale Osella. Primosale e Linea sono, o il Quark, sono formaggi comunque molto light e questo fra tutti secondo me è quello un pochino più gustoso, quindi lo trovo, lo prendo spesso ed è anche spesso in offerta, quindi mi va bene. Altro pezzo diciamo della cena di stasera è la focaccia di semola, una focaccia vegana, 100% di semola rimacinata di grano duro. Anche qua un'altra, diciamo, extra dieta che mi sono voluta concedere, ma perché siamo un pochino in ritardo, ho detto, vabbè, dai, prendiamo una focaccia, vediamo. Questa qui non l'ho mai provata, quindi non ho la più pallida idea di come sia, ecco. Passiamo a frutta e verdura. Pomodorini grappolo, questi erano in offerta, io di solito prendo i pomodorini che ci sono. Mi piacciono quelli o i ciliegini, i datterini, comunque quelli un pochino piccoli, e mi piacciono sia da fare in insalata o anche in forno. Con un po' di sale, un po' di origano, sono ottimi. Mattia ne va ghiotto dei pomodori al forno, mi piacciono un sacco. Peperoncini dolci, non so se li vedete, sono quelli allungati, questi sono sempre da fare al forno o anche in padella. Io di solito li ho sempre fatti al forno, li mettete a 200 gradi, li bucherellate perché sennò iniziano un po' a gonfiarsi e poi li fate raffreddare, li mangiate diciamo freddi, magari dandogli anche una sciacquata sotto l'acqua, proprio con un'insalata, e sono buonissimi. Zucchine, le ho prese perché voglio provare a fare le chips di zucchine. L'altra volta ho fatto quelle di carote, non so se mi seguite su Instagram, comunque faccio vedere spesso quello che cucino. Voglio provare anche con le zucchine, che sono un pochino più spesse diciamo, e quindi vengono delle fettine un po' più grosse, perché la verdura in forno diventa praticamente, scompare, ecco. Proviamo a fare le zucchine, vediamo, vi farò sapere. Due melanzane che o farò in, comunque voglio fare in padella, o non so ancora come fare, non sono molto brava a cucinare le melanzane, anzi scrivetemi qualche ricetta qua sotto, sicuramente seguirò il vostro consiglio. Qualche ricetta che non sia troppo, ecco, pasticciata o troppo difficile da fare, una cosa veloce, light. Insalata valeriana, questa è quella dell'Esselunga Naturama, quella che prendiamo sempre praticamente, e ho rivalutato la valeriana perché a me non piaceva, in realtà è solo la rucola che non mi piace, la valeriana sì. Non è molto gustosa, però vabbè, è insalata ovviamente. Come frutta questa volta abbiamo preso soltanto le albicocche, che tra l'altro sono care come il fuoco, perché di altra frutta ne abbiamo. Abbiamo anche congelato le banane per fare il gelato di banana, perché stavano praticamente, erano ormai super mature. E quindi abbiamo preso solo le albicocche, ma ho già delle pesche, abbiamo le pere, i confermi. Latte, Mattia non riesce a tollerare tanto il latte, quindi prendiamo quello diciamo senza lattosio e alta digeribilità. Quello dell'Esselunga lui piace un sacco, io ho voluto prendere anche l'HD sempre parzialmente scremato, perché secondo me è buono anche questo ed era in offerta, semplicemente per quello. Poi gli spazi, che sono i nostri i nostri sacchetti del, diciamo, dell'indistinto preferiti, perché hanno il manico, e Mattia, cioè, praticamente ha un problema con i sacchetti, cioè sta lì ore e ore a guardare i vari sacchetti dell'umido per vedere quali sono più resistenti, quali migliori. E poi il Pril cura lavastoviglie, che non abbiamo ancora fatto un lavaggio con questo prodotto alla nostra lavastoviglie, quindi stasera lo faremo. È appunto quel prodotto che serve per rimuovere grasso e calcare dalla lavastoviglie, bracci, rovatori e filtro. Di solito si fa una volta ogni 3 mesi, non l'abbiamo ancora fatto, vabbè. Cicche, io adoro le Air Vigor, Erection Vigor, queste sono le Extreme, che sono ancora più forti, sempre da tenere in borsetta. E finisco con il caffè, e vi consigliamo questi della Segafredo. Questo è nuovo in realtà, cioè non l'avevamo mai provato, noi prendevamo di solito quello del Perù, arancione, molto buono, e ve lo dice uno che prendeva solo la Vazza Oro, ma ha detto che costa una schioppettata, proviamo qualcosa di diverso, è della Segafredo ed è le origini, questa è la versione Brasile, ma ancora non l'abbiamo provato, comunque se è come gli altri, se è come il Perù, è molto buono. E niente, quindi queste erano tutte le cose che ho preso all'Esselunga questa sera. Ora andiamo a mangiare perché è veramente tardi, e fatemi sapere se questa tipologia di video può piacervi, in modo da mostrarvi quello che acquistiamo. Non so ogni quanto lo farò questo tipo di video, anzi fatemi sapere con che cadenza volete questa tipologia, ecco. Noi ci vediamo nel prossimo video, comunque un bacione, ciao!